dure, pesanti, comincia a montare la rabbia delle persone. Queste persone in particolare, stamattina, quando io ho detto un paio d'ore fa che abbiamo cominciato a vedere questa manifestazione e ho detto loro per favore mantenete il distanziamento, loro hanno risposto che ci importa del Covid, tanto noi moriremo di fame, di rabbia, di dolore, di dispiacere. Beh, io lo sto dicendo dall'inizio che non è solo una pandemia sanitaria, ma è una pandemia sociale ed economica. Il governo ha abbandonato i sindaci, io lo devo dire con molto rammarico. Quindi noi ogni giorno abbiamo quelle manifestazioni sotto i comuni, eh. Io ce le ho ogni giorno, compreso il sabato. I sindaci ascoltano, sono altoparlanti di questa rabbia e finora sono riusciti a contenere un'esasperazione sociale che rischia di diventare conflitto. E può diventare questione di ordine pubblico. Lo Stato sta andando lento e guardate, quando lo Stato va lento ci sono altri che sono rapidi, lo sapete. E qua ci sono Già. persone che non hanno aperto il negozio e qualcuno gli è andato a proporre che lo aiutava ed era la criminalità. C'è qualcuno che non ha un Senta, piatto ma a tavola, si presenta all'usuraio e ti dice: non ti preoccupare, ci chiaro. penso io. Senta, sindaco, ma lo Stato che immagina i 60.000 assistenti civici è uno Stato lento o veloce? Ma guardi, qua è partita molto male la cosa, poi alcuni di noi l'hanno corretta, cioè se assistente civico è uguale ronda è una stupidata. Se assistente civico significa persone del volontariato, perché poi questo lo devono fare a titolo gratuito, quindi vediamo chi è disponibile, volontari che aiutano, come dire, a tenere i parchi aperti, a regolamentare i flussi nei mercati, allora ben vengano perché tutti gli uomini e donne di buona volontà che possono aiutare i nostri territori sono sempre cose positive. Però diciamo questo tipo di accordo in realtà è partito proprio dai comuni e tra i comuni e il ministro Boccia. Poi qualcuno ha lasciato Boccia col cerino in mano, sindaco. No, io l'ho Glielo detto, chiedo dipende come le dritto per spieghi. dritto, eh. Guardi, dipende come le spieghi le cose. I sindaci poi non è che sono uniti nelle battaglie di rivendicazione, poi ci sta magari quello che le vorrebbe utilizzare come ronde, e allora quella è un'altra cosa, e non interessa il sindaco di Napoli. Se invece sono cose come io credo, bisogna saperle spiegare bene, cioè persone Quindi di c'è buona stato un volontà. problema di comunicazione, Sì, diciamo. secondo me c'è stato un problema di comunicazione, ma anche un problema che in questo momento non è secondario nel paese. Come vogliamo far ripartire le città? Con la reclusione o con la liberazione? E lei mi pare che le voglia far ripartire con la liberazione. Ha parlato di 24 ore su 24, Napoli città aperta. Me lo spiega bene bene che vuol dire? Me lo deve far spiegare in qualche secondo. Allora, come vogliamo far coniugare il rispetto delle prescrizioni sanitarie con delle città che devono ripartire? C'è qualcuno che ritiene che la modalità migliore è chiudere pezzi di città e ridurre gli orari in cui le persone possono stare in Sì. strada, nel senso chiudere le attività economiche presto. Io non la penso in questo modo. Io penso che noi dobbiamo aprire quanto più è possibile spazi che in genere stanno chiusi, anche di sera, penso ai parchi, alle zone che stanno nelle nostre città. Gli orari laddove possibile, ovviamente non dove chiaramente ci sono le abitazioni, ma dove ci sono spazi larghi, pensate al lungomare di Napoli, consentire anche una vivibilità notturna. In questo modo noi avremo meno assembramenti, riprende l'attività economica e si fa un patto tra attività commerciali, cittadini, istituzioni e forze di polizia. Insomma, per capirci, io non ci sto più all'idea che il colpevole è il cittadino. Noi il cittadino dobbiamo responsabilizzare. Dobbiamo coniugare diritto alla salute e altri diritti, no? Come il diritto al lavoro, alle relazioni sociali, all'economia, altrimenti noi avremo i morti per il coronavirus che rimarranno e avremo Avremo milioni di anche le disoccupati e una conseguenze, tragedia diciamo, sociale. di un lockout, di un lockdown troppo prolungato. E mi pare, sindaco, però mi faccia capire se ho capito male io. Mi pare che lei dica: se tu chiudi, non è che eviti l'assembramento, le persone non scompaiono per magia, ma si spostano da un'altra Guarda. parte, questo è il Gli senso. faccio un esempio di Napoli sabato. Napoli, il presidente della regione ha ritenuto di chiudere una serie di attività economiche alle 23 di sabato. Napoli, 1 milione di abitanti, centinaia di migliaia di giovani. Secondo lei, dopo le 23, i giovani che fanno? Vanno tutti quanti in casa e sarebbe anche pericoloso se andassero tutti insieme in casa ai fini del contagio. E tra l'altro la città si è mostrata più caotica. Anche più sporca, perché se chiudi le attività commerciali, le persone acquistano prima e consumano in mezzo alla strada. Allora, noi dobbiamo fare in Ma modo che le perché secondo precauzioni lei siano De serie. Luca ha preso quel tipo di decisione?
perché è una filosofia sbagliata che sta montando nel paese. Allora, una cosa è il lockdown, ma se i medici si dicono si può cominciare a uscire purché ci siano mascherine, distanziamento, eccetera, se noi assembriamo le persone, chiudiamo gli orari e chiudiamo le strade, le persone non è che scompaiono, le persone tu le vedi, vanno per strada, e viva Dio, meno male che vanno per strada, in modo che si riprende a vivere, e noi dobbiamo favorire il fatto che le persone possano andare in più luoghi. Questa è la visione di città che ho io, però purtroppo, se posso, e qua c'è un altro errore strategico del governo, nel momento in cui tiene da parte i sindaci e non li rende responsabili della programmazione e della gestione della città e le affida a ordinanze di enti che non conoscono le città, cioè le regioni, noi andremo al caos più totale. Sarà una situazione fuori controllo. Cioè voi sindaci dovete riprendervi le città, perché altrimenti decide per voi chi non conosce fino in fondo le esigenze delle singole città, è questo? Guardi, noi siamo stati eletti per fare i sindaci, non per misurare i centimetri da un tavolino all'altro, fare gli amministratori di condominio, con tutto il rispetto ovviamente, gli amministratori di condominio. Noi siamo eletti, anzi in questo momento il sindaco ha una funzione fondamentale, perché deve tenere la coesione sociale, deve sindaco, dare la visione. Però le voglio dire prima di andare in pubblicità, che dal PD in realtà pensano che lei sia un irresponsabile, di sicuro lo pensa la senatrice Valente, Valeria Valente, che a proposito appunto della città aperta ha detto che lei è irresponsabile. Ma io non so che pensa la città, che dobbiamo chiuderla la città, scusi, ma di che parliamo? I cittadini, ma io sono una persona di buon senso, 1 milione di persone che vogliono uscire, che significa che sono irresponsabile? Semmai ci sta un presidente della regione che non conosce la città, non è colpa sua. Pensate, quando vietò il cibo d'asporto per 40 giorni e poi lo consentì, mise un orario talmente stretto che la pizza non riusciva nemmeno a lievitare, ma non è colpa sua, perché il presidente della regione c'ha altre funzioni. Il sindaco è stato eletto per governare una città, la Valente, poi quello c'ha l'astio da prima, da quando l'ho battuta perché voleva fare il sindaco di Napoli, lo capisco che c'ha un po' un rancore personale. Sindaco, resti fermo là, si trovi qualche amuleto, che oggi non mi ha ancora fatto vedere se ha amuleti nuovi. No, andiamo in pubblicità e torno subito, però almeno uno bello bello me lo devi far vedere oggi, un amuleto come